Voglio tornare adesso con questo breve video sul tema delle passioni. Stasera abbiamo visto in maniera particolare due passioni, poi ho parlato anche un po' più generalmente delle passioni. Adesso vorrei sottolineare quello che dice questo famoso teologo, Padre Antonio Royo Marin, proprio nella conclusione di questo capitolo del suo testo Teologia della perfezione cristiana, ecco, capitolo nel quale parla proprio delle passioni e della necessità di educarle. Dice alla fine questo grande autore: il direttore spirituale deve esaminare attentamente quali sono le passioni che predominano nell'anima che si affida alla sua direzione. Una volta accertate, deve imporre come materia di esame particolare a colui che viene diretto non la loro distruzione, ma il loro orientamento nel senso prima indicato, cioè le passioni ci devono, ecco, devono essere a nostro servizio per la nostra santificazione. Quindi il diretto, la persona che, ecco, vuole veramente seguire Dio sotto la guida del direttore spirituale, deve appunto lavorare per orientare tutte le sue passioni perché lo aiutino nella vita spirituale. Pur senza trascurare le altre, il direttore spirituale deve polarizzare gli sforzi del diretto sulla riforma della passione dominante. Noi abbiamo una passione dominante. Questa passione dominante, disordinata, noi dobbiamo riordinarla. È necessario appunto che sia ordinata, secondo la sapienza spirituale, innanzitutto la passione dominante. Quindi, ripeto, il direttore spirituale deve polarizzare i suoi sforzi sulla riforma della passione dominante, affrontandola direttamente. Dobbiamo capire qual è la nostra passione dominante disordinata e dobbiamo lavorare per riordinarla, cioè per farla servire alla nostra santificazione. È molto importante utilizzare le passioni per il nostro profitto spirituale. Insista spesso, chieda conto, sempre qui si riferisce al padre spirituale, chieda conto al diretto dei progressi e dei regressi fin quando non abbia orientato verso Dio tutta la vita passionale della persona diretta. Vedete com'è importante questo? Il padre spirituale deve chiedere continuamente al suo diretto: ecco, che cosa accada nella vita passionale del diretto stesso? E deve lavorare il padre spirituale in modo tale che tutta la vita passionale del diretto sia orientata verso Dio. Non è un lavoro facile né breve, perché è un lavoro che dura tutta la vita, però è di importanza capitale. Una delle cause più frequenti per cui tante santità rimangono frustrate è quella di non aver saputo dare la debita importanza all'orientamento e all'utilizzazione delle energie della vita passionale. Senza forti passioni messe al servizio del bene non si diventa santi.
Ripeto queste due, ecco, frasi importantissime. Una delle cause più frequenti per cui tante santità rimangono frustrate è quella di non aver saputo dare la debita importanza all'orientamento e all'utilizzazione delle energie della vita passionale. Senza forti passioni messe al servizio del bene e della santità stessa, non si diventa santi. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti proprio a realizzare in noi quello che ci sta dicendo qui questo grande autore, e ce lo sta dicendo il Signore attraverso questo autore. Signore, attraverso l'intercessione della Madonna, la Madonna ottenga per noi da Dio queste forti passioni messe al servizio del bene. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.